Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Moda.com. Oggi siamo in collegamento telefonico con Lorenzo Malavolta, co-regista di Intrecci Etici, un documentario per raccontare lo slow fashion in Italia, prodotto da Luma Video, lo studio di registrazione e produzione di Lorenzo e Lucia. Lorenzo ci racconterà di questo prodotto, di questa loro creazione, o meglio, che stanno facendo, quindi work in progress, e il perché delle loro scelte, soprattutto innovative rispetto al panorama a cui siamo abituati, in relazione, soprattutto se possiamo dirlo, insomma, fino ad oggi abbiamo visto documentari, film o comunque interviste legate al fast fashion. Loro invece si propongono di creare questo docufilm, questa registrazione legata invece allo slow fashion, quindi a una moda etica e sostenibile vista da un punto di vista positivo. Ciao Lorenzo! Ciao, ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori di Moda.com. Allora, come nasce Intrecci Etici e perché la scelta di questo naming? Allora, Intrecci Etici nasce, come hai detto tu, dalla voglia da parte mia di Lucia, innanzitutto di fare chiarezza su questo tema, sullo slow fashion e sulle tematiche appunto a esso legate. E si sa ancora poco, quindi il voler fare documentario nasce prima di tutto da voler capire di più, insomma, riguardo questo tema, ma soprattutto la nostra intenzione, quello che speravamo, insomma, di fare era un documentario di speranza, quindi, come hai detto anche tu, non di Che denuncia, bello, sì. di cui in questo momento, insomma, la cinematografia ci mette a disposizione diverso materiale di denuncia. È un po' un documentario positivo, ecco, come hai detto tu, quindi raccontare quelli che sono i protagonisti che stanno portando avanti una moda etica e sostenibile. E il verbo intrecciare riguardo al naming, diciamo che è un verbo abbastanza legato al mondo tessile e quindi di conseguenza al fashion, quindi è venuto abbastanza naturale. Chiaramente l'aggettivo etico è abbastanza logico perché parla Certo. comunque di un qualcosa di scelte responsabili per l'ambiente e per il futuro. Inoltre il verbo intrecciare è anche un po' simbolo di quello che sarà la struttura del documentario a livello editoriale e registico, perché si andranno a intrecciare storie di diverse persone che stanno portando avanti, sia magari con scelte di business, ma anche di consumo, una moda più etica. Certo, molto molto interessante, soprattutto mentre parlavi mi veniva in mente proprio quello che è il nucleo, insomma il fondamento della moda etica e sostenibile, questa moda che ha origine anche da storie e quindi l'intreccio di varie storie, molto molto interessante. Grazie. Ascolta, come vi siete comunicati per finanziarvi e per farvi conoscere? Sì, una volta avuta l'idea, chiaramente veniva la parte, diciamo, un po' più complicata, quindi quella di finanziarla. E abbiamo trovato molto interessante la proposta fatta da Produzioni dal Basso, che è un sito che permette di organizzare delle campagne di crowdfunding. E in questo caso il nostro era molto specifico per noi, perché il Produzioni dal Basso mette a disposizione dei network che realizza attraverso altri partner. In questo caso era Infinity, che sarebbe la piattaforma streaming di Media. E Ah, ho capito. praticamente, una volta stabilita, creata la campagna, Infinity si fa coproduttore del progetto al raggiungimento della propria metà del budget, insomma, stabilito per realizzare il documentario. E oltre a questo, quindi oltre al fatto che venivamo aiutati nel raggiungere l'obiettivo economico, c'è anche il fatto che comunque il documentario avrà dei canali, insomma, di divulgazione molto grandi e molto importanti, quindi Mediaset, il canale Focus, ad esempio, piuttosto che una piattaforma di streaming che chiaramente ha un grande bacino di utenza. Quindi ci sembrava anche Certo. un modo interessante per poter divulgare il più possibile un documentario di questo tipo. Ma voi avete già fatto quindi questa campagna, giusto? L'avete Sì, terminata? la campagna è terminata e per fortuna chiaramente con successo, quindi siamo arrivati Beh, al nostro siamo obiettivo. contenti. Grazie. Siamo arrivati all'obiettivo e praticamente adesso ci stiamo occupando della pre-produzione e produzione, diciamo. E la cosa interessante, secondo me, o comunque quello che abbiamo notato come positivo feedback, come dicevi anche tu, da parte delle persone, da parte del pubblico in generale, dal web, è stata comunque una risposta molto positiva, se non altro anche legata al, diciamo, al documentario in sé, cioè
il fatto di avere una grande risposta dalle persone, non solo a livello economico, chiaramente, quindi attraverso, certo, attraverso un finanziamento di ogni somma o comunque di ogni cifra, ma anche a livello di risposta, magari di collaborazione, piuttosto che di proposte di magari delle realtà da inserire nel documentario. Quello che vogliamo noi è anche un canale molto aperto dal lato, per quanto noi poi saremo noi a fare le scelte registiche, ma dal punto di vista editoriale siamo comunque molto aperti a suggerimenti piuttosto che proposte di realtà che possono essere interessanti per il documentario. Ah, una rete, un intreccio nell'intreccio, cioè una rete, esatto, che si crea sì, e che è sempre positivo, insomma, per tutti, soprattutto di questi tempi. Per noi è molto importante il coinvolgimento, cioè sì, siamo noi registi, però ci piaceva molto proprio come idea in generale quella di coinvolgere, perché poi è un documentario che sì, realizziamo noi, ma un po' per tutti, per insomma trasmettere una positività riguardo a questo tema e magari dei suggerimenti e delle riflessioni su quello che è un po' lo stato attuale delle cose. Sì, una maggiore consapevolezza, diciamo, nel pubblico, e anche una sorta di educazione legata alla moda, in positivo però. Assolutamente, assolutamente. Bene. Ascolta, una domanda legata anche a quello che è stato un po' il nostro percorso di moda.com, cioè noi abbiamo parlato molto di moda etica e sostenibile, sì, e abbiamo visto proprio qui nel campus USV quanto è importante raccontare delle storie, come anche dicevi tu. Quanto, uh-huh, quanto, diciamo, è diverso ed è importante allo stesso tempo nella moda, soprattutto etica e, uh-huh, sostenibile, raccontare queste storie, e come cambia, insomma, il racconto che voi fate rispetto, so che nel vostro studio di produzione avete comunque seguite anche altri brand, uh-huh, quindi non solo legati, uh-huh, alla moda. Quindi, uh-huh, cosa cambia in realtà di più evidente, insomma, nel raccontare queste storie, nel costruire questi storytelling, se possiamo dire? Guarda, allora, riguardo all'importanza del comunicare anche nel tema del slow fashion, secondo me è davvero tutto, cioè la comunicazione oggi è davvero fondamentale, e in qualsiasi settore, sia lo slow fashion ma anche qualsiasi tipo di settore venga in mente, secondo me è molto importante la comunicazione, soprattutto nello slow fashion, perché quello che comunque anche nella fase di preproduzione, di scouting, di protagonisti, ci siamo resi conto che quello che manca è tanta informazione e trasparenza. Certo. Quindi quello che poi ne consegue è una grande confusione, poi sai meglio di me che spesso la tematica dello slow fashion viene un po' presa dalle aziende, comunque dal business, come un'opportunità più che come, certo, una scelta, questa... una responsabilità. Sì, 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 un e modo quindi... per farsi vedere non troppo limpido, diciamo. Esatto, esatto. Quindi quello che abbiamo preferito, diciamo, è proprio la trasparenza anche nella scelta di brand, cioè dove c'è uno storytelling, ma che sia uno storytelling, diciamo, vero, reale, puro, trasparente, e con tematiche legate allo slow fashion, ma vere, cioè nel senso quello che cerchiamo di evitare è proprio il cosiddetto greenwashing, che sai meglio, esatto, di me, insomma, sì, quello sì, che sì, poi sì, ne sì, consegue. Sì. Riguardo alla tematica del fashion, se è diversa da altri settori, da altri, insomma, tipi di video, tipo di settore, ti dico, in realtà quello che noi come studio di produzione facciamo è proprio dare un taglio storytelling e documentaristico a tutti quei settori che andiamo in cui andiamo ad inserirci e per cui poi realizziamo dei video. Quindi è la vostra impronta un po' questa, sì, stare vicino, esatto, a chi produce ma anche a chi consuma in modo trasparente e, esatto, anche un po', esatto, intimo, se vogliamo dire, insomma, che è un po' la cifra stilistica, guarda, vostra. Ho capito. Ascolta, ma quando ci farete vedere intrecci etici? Allora, questa è una bella domanda, cioè nel senso che noi siamo partiti adesso con la produzione, che avrà luogo praticamente in primavera e estate. Adesso stiamo concludendo gli ultimi accordi con i protagonisti per le riprese, quindi filmeremo tra la primavera e l'estate. E noi poi avremo la consegna del documentario fissata per il settembre 2020. Non so se adesso, sai, causa coronavirus, un po' le produzioni si allungheranno con i tempi, perché chiaramente la situazione, certo, è un po' particolare, un po' difficile per tutti. Quindi non sappiamo se riusciamo poi con le produzioni a tenere i tempi stabiliti. Noi presumiamo che comunque per il 2021, o spero anche prima, il documentario sarà pronto. Quindi, bene, quindi quando avrete il vostro prodotto vi aspettiamo qui, insomma, per farlo vedere a tutti gli studenti. Dai. Assolutamente, Francesca, se sei d'accordo ci organizziamo già per una proiezione. Sicuramente.
Bene, dai, non svegliamo altro quindi. Anche se staremo qui a parlare con te ancora, ancora tanto tempo, dobbiamo salutarti perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Grazie per aver accolto questo nostro invito, insomma, per venirci a parlare di intrecci etici. E chiudiamo la puntata di Moda.com sicuramente salutando Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao Francesca, grazie a te dello spazio nella tua rubrica, davvero, grazie mille. È importante per noi avere modo di parlare del progetto perché è un po' per tutti, come dicevo, quindi grazie a te. No, grazie a te, insomma, per aver accolto il mio invito, insomma, adesso mi fai arrossire, dai. Vabbè che Cube Radio è tutta rossa, quindi siamo in tono. Quindi... La palestra è corretta. Esatto, esatto. Ciao, sai. Allora, ciao. Noi chiudiamo la puntata di Moda.com, anche se ci siamo dilungati un po' di più, ma vi lascio con l'intro, o meglio un po' di anticipazione legata a questo docufilm di intrecci etici. Ciao a tutti! Ciao a tutti, sono Lucia Mauri. Io e Lorenzo Malavolta vogliamo realizzare un documentario per raccontare il movimento dello slow fashion in Italia. Lo scopo è quello di riuscire a dimostrare come sia possibile, se non quasi necessario, fare e promuovere una moda più etica nel nostro paese. E lo faremo attraverso i racconti e le storie di produttori e consumatori che si impegnano nel cambiare le cose per un futuro migliore. Vogliamo dimostrare che il cambiamento è possibile e stimolare altri a fare scelte più sostenibili. L'idea di questo documentario è nata proprio perché lo slow fashion è ancora un argomento di cui si sa troppo poco, mentre noi crediamo sia super importante sensibilizzare le persone attorno ad un tema così delicato, perché ognuno può fare la differenza. Vi chiediamo di sostenerci e di sostenere questo progetto perché insieme possiamo cambiare le cose.